Il mio percorso è legato allo studio dei segni e alla narratività, credo ancora più centrale. Nell'arte contemporanea ci sono infatti finito, diciamo non con un percorso accademico, accademia, robe del genere, ma ci sono finito perché in quanto consulente nell'ambito della comunicazione sono finito a lavorare in una galleria, occupandomi dell'aspetto di documentazione, per poi finire a fare allestimenti e per poi fare il passaggio sempre nella stessa galleria come autore. Diceva Roberto che io ho una posizione critica sul suono, non è esattamente così, semplicemente è sicuramente un qualcosa che marca profondamente il mio percorso personale di lavoro, semplicemente sono molto distante da certi entusiasmi acritici che ci sono oggi rispetto al suono, in particolare nell'arte contemporanea dove si usa sovente, col problema che non c'è quasi nessuno, ad esempio, che è in grado di fare una critica legata al suono e quindi sostanzialmente si gioca su un esotismo che non innalza la qualità, anzi credo che l'abbassi. Per quanto riguarda il mio lavoro specifico nel suono, vi direi ancora una cosa, nell'ambito dell'arte invece contemporanea, vi direi che il focus del mio lavoro è il punto di vista, inteso sia in termini spaziali, proprio come posizione reciproca rispetto a un soggetto osservato, sia in termini di, come dire, approccio di una persona ad una questione, in termini socio-culturali, quindi come dire, come portatrice di significato indotto. Il suono, perché parlare, vi dicevo prima, sono particolarmente critico perché sovente la questione del suono viene affrontata quasi come una religione, cioè chi ama il suono pensa che abbia una preponderanza anche ad esempio rispetto al visivo, approccio che io, siccome nei primi anni di percorso il mio lavoro principale era come autore e story editor di film documentari per Arte, BBC, queste robe qua, in realtà è un approccio molto bilanciato, non credo che il suono prenda il sopravvento sul visivo o viceversa. Credo però come autore, e questo penso sia la giustificazione, il motivo per cui sono qua, che oggettivamente un autore, al di là dell'ambito specifico in cui esercita, debba sapere quali sono le potenzialità del suono, perché il suono ha qualcosa che il visivo non ha, esattamente come viceversa. Che un autore è saggio, secondo me, che non rinuncia a queste possibilità, che non sono solo di ordine linguistico, cioè moltiplicazione di soluzioni narrative, ad esempio, ma sono anche di ordine economico. Cioè, si sottovaluta sovente nei progetti di fascia medio-piccola, diciamo quelli a basso budget, quasi tutti oggi, che ad esempio negli audiovisivi è possibile ricostruire intere scene dal punto di vista sonoro senza doversi buttare su una rappresentazione visiva con un abbattimento dei costi notevoli. Quindi una consapevolezza di entrambi e delle possibilità che ne escono fuori dall'integrazione non è soltanto un qualcosa che ha a che fare con la ricerca linguistica, ma ha a che fare proprio anche con le pratiche produttive, col flusso di lavoro. Andiamo al dunque, quali sono le specificità del suono rispetto al visivo? Lo dirò in modo molto semplice, molto semplice. Innanzitutto il suono, è possibile ascoltare suoni che provengono dalle nostre spalle, alle nostre spalle. Cioè il campo visivo è limitato a 180 gradi, il sonoro ha un'apertura a 360 gradi, che già narrativamente è una cosa forte, ci permette ad esempio negli audiovisivi di avere dei controcampi senza avere dei movimenti di camera o dei tagli di montaggio. Poi esploreremo ciascuno di questi punti con degli esempi. Un'altra possibilità è quella per cui il suono, in linea di massima, non sempre, ma può addirittura permetterci di percepire, di conoscere ciò che avviene dietro un muro, cosa che col visivo, ad esempio, non capita. Una terza specificità molto particolare è che è quella per cui il suono ha una relazione fra oggetto soggetto che lo produce e risultato sonoro, cioè suono ascoltato, che non è univoca. E questa è la più interessante dal punto di vista narrativo. Cioè, quando guardiamo un film sull'immagine di un martello che colpisce un tavolo, potremmo andare in montaggio montare quasi qualunque suono, ritmicamente, a ritmo rispetto alla martellata, e risulta credibile, perché avviene quella che Michel Schon, che è uno dei principali teorici dell'audiovisivo, in più generale della percezione audiovisiva, definisce come sincresi, che è un termine, che è un neologismo che mette insieme sostanzialmente sincronia e sintesi. Sostiene che proprio c'è una sorta di, nella percezione umana, nella ricostruzione che il nostro cervello fa, c'è una tendenza a mettere insieme due eventi al di là della giustificazione semantica che i due hanno. Cioè avviene naturale legare le due fasi. È come quando siamo in strada, facciamo
facciamo un micro gesto e c'è un suono che casualmente coincide con questo movimento, c'è sempre quel senso di allerta e di stupore. Questa è una cosa che, ad esempio, narrativamente può essere usata in modo molto molto creativo, anche qua, anche nell'ottica dell'abbattimento dei costi. Tre quarti delle situazioni da rumorismo cinematografico non vengono in realtà realizzate con il reale suono che produrrebbe quel reale oggetto o strumento che produrrebbe quel suono. Io ho una posizione, come vi dicevo prima, anche critica rispetto al suono, ma per una questione pratica, che proprio per queste cose che abbiamo appena detto, diciamo che come sempre nella vita, questi che abbiamo elencato, che sono delle feature, degli elementi, delle caratteristiche potenzialmente molto positive, sono anche all'opposto, possono anche diventare difetto. Il suono è estremamente rompicoglioni. Cioè io quando vado in un museo e c'è un'installazione audio a 100 metri, questa mi insegue. Ad esempio non avviene col visivo, posso avere un'immagine anche gigante, giro le spalle e posso, c'è l'idea di fuori campo, che non è solo un'idea cinematografica, è un'idea anche legata alla percezione umana, ciò che è fuori dal campo visivo non lo vediamo, quindi possiamo o girare lo sguardo e rinunciare a guardare qualcosa, oppure possiamo chiudere gli occhi e rinunciare allo stesso modo a vedere qualcosa. Col sonoro non è possibile realmente tapparsi le orecchie fino in fondo e quindi quella che è una forza, diciamo, è una forza rischia anche di diventare un proprio limite. Ad esempio, io sempre più nell'ambito dell'arte contemporanea, poi vi farò vedere degli esempi dei miei lavori, anche qua non per egocentrismo, ma perché mi viene molto facile mostrarvi dei lavori in cui posso raccontarvi anche quello che è il lavoro, il percorso che ha portato il lavoro, la fase di backstage e non soltanto farne un'analisi desunta posteriori. Vi dicevo, ad esempio, io ho sempre più problemi etici a usare il suono nell'arte contemporanea, ho un problema linguistico, credo che da 10 anni sostanzialmente le ricerche sul suono non producano niente di sostanzialmente nuovo. Credo che la fase aurea sia terminata 10 anni fa, tolto rare eccezioni che ci sono sempre. E poi c'è un problema etico, perché siccome vivo in modo molto politico il mio lavoro, chiaramente non parlo in senso partitico, però lo vivo in modo molto politico, cerco sempre di avere una costruzione del rapporto con lo spettatore che è orizzontale, cioè di costruire dei lavori che realmente richiedano allo spettatore che ne ha voglia di contribuire alla costruzione del senso. Quindi c'è un rapporto realmente alla pari con lo spettatore, almeno questa è l'intenzione. Col suono invece ci si crea un rapporto estremamente gerarchico, se non altro perché il suono, esattamente come il video e quindi esattamente come gli audiovisivi, in senso lato, dal cinema al video alla produzione sperimentale, hanno comunque uno sviluppo che avviene nel tempo. Cioè tipicamente il suono è uno sviluppo temporale, sia in termini di microparticella, cioè ciascun suono ha un attacco, uno sviluppo e un decadimento, sia in termini proprio di costruzione sonora. Quando ascoltiamo un pezzo di William Basinski dura 12 minuti o dura 65 minuti ed è un timing imposto. Quello che a me interessa nell'arte contemporanea in particolare, e il motivo per cui sostanzialmente ci sto, è che da un punto di vista linguistico c'è questa grande sfida da parte mia a portare certi meccanismi tipici dello storytelling, riconvertirli da quello che è uno sviluppo temporale a quello che è uno sviluppo spaziale. Questo mi permette di avere sostanzialmente io posso ricostruire gli indizi in senso lato, in senso linguistico, gli indizi tipici di un film, che in un film sono sparpagliati lungo l'ora e mezza, le 2 ore, in un ambiente fisico, in uno spazio di esposizione, posso sparpagliarli nello spazio. Questo permette delle possibilità linguistiche totalmente diverse, molto meno vincolanti, perché vi sarà capitato, è capitato a tutti noi, andiamo in una mostra con degli amici, anche con cui c'è un background comune, c'è una sintonia forte, c'è chi ci mette a usufruire della mostra, a godere della mostra, ci mette 1 ora e chi ci mette 5 ore. Questa per me è la vera figata dell'arte contemporanea, che sostanzialmente permette allo spettatore che ne ha voglia di creare dei propri percorsi a parità di oggetto significante, mentre un film o una composizione audio hanno un timing imposto, cioè sto dicendo io allo spettatore quanto deve metterci a fruire di quel lavoro. Mentre questa disposizione spaziale è molto più libera, è molto più vicina a quella che è la fruizione di un testo, per cui di nuovo c'è chi ci mette un mese a leggere un libro e chi ci mette una notte. Questo è il mio personale motivo, rispondendo indirettamente a Roberto, è il mio personale motivo di timore rispetto al suono. Diciamo che sempre più lo uso con molta, molta attenzione e con grandi dubbi se sia opportuno farlo. E adesso inizierei a far vedere degli esempi, andando a contingentare, a rendere concreti queste peculiarità del suono di cui vi dicevo prima. E, come vi dicevo,
col suono non c'è l'idea di fuoricampo, il che comporta anche delle altre conseguenze. Ad esempio il fatto che sempre, e delle conseguenze in questo caso positive, per dirvi che, come vi dicevo, sempre il positivo diventa negativo a seconda di come lo si guarda. Ad esempio che il suono non è contingentabile. Cioè sostanzialmente io quando guardo un film, che sia in una sala come dire all'ennesima potenza, perché c'è proprio l'idea di negazione di un mondo esterno col buio, quindi come dire c'è un buio pieno, c'è un'immagine proiettata che ci fa presupporre che quel buio fondo ha un significato, cioè vuole farci dimenticare come spettatori che siamo in un cinema e vuole farci immergere nella storia narrata, vuole farci dimenticare che siamo all'interno di questo mondo, vuole farci finire in quel mondo. Col suono questo non è possibile, perché sostanzialmente il suono non è, ha tolto rarissime eccezioni, le camere anecoiche, che però sono veramente poche in Europa e poche al mondo perché hanno dei costi altissimi, non è mai possibile delimitare il suono. Questo vuol dire che per sua natura il suono dialoga col contesto, per contro il suono è estremamente dialogico. Vi faccio un esempio concreto. Sarà capitato a molti di noi quando si ascolta un disco di musica magari un po' più particolare, sperimentale, dove la chiave di lettura di ciò che ascoltiamo è meno delineata, è meno chiara, cioè, che ne so, la chitarra, la batteria, il basso, la parte di elettronica. I dischi di suonini, per capirci, quelli con i suoni sparpagliati, capita in continuazione, ascoltandolo ad esempio in casa, di chiedersi se il suono provenga dallo stereo o provenga invece dal contesto. Questo è una roba estremamente figa, perché permette di non chiudere l'oggetto significante in sé, di non dargli un margine definito, ma di renderlo estremamente dialogato rispetto allo spazio di fruizione. E vi faccio vedere un lavoro, un mio lavoro, che proprio gioca su questo aspetto qua, sulla non delineabilità del suono e quindi il suo volente o nolente essere dialogico. È un lavoro che ho realizzato qualche anno fa, si chiama Paz. Ho scelto 6 brani importanti che amo molto, 6 brani audio, e ho scelto 6 luoghi che hanno avuto una forte rilevanza nella mia vita. In alcuni casi non li visitavo da tantissimi anni, questi luoghi. Ci sono tornato e ho praticamente, in realtà l'operazione è molto semplice, con un registratore, per farvi un esempio dei luoghi, Pian del Re, delle grotte carsiche sottoterra, però anche casa dei miei nonni, cioè non c'era la voglia di voler essere esotico. Erano proprio esperienze di vita che ho avuto forti, che ho avuto in quei posti. Ci sono tornato in alcuni casi dopo anni e ho piazzato un lettore CD, ho suonato il brano originale, 6 brani di artisti altrui, per farvi un esempio William Basinski, Cristina Kubisch, Nuno Canavarro, roba del genere. Li ho suonati ed ho registrato il dialogo che si creava fra suoni d'ambiente e brano originale proveniente dal lettore CD, proprio giocando su questa confusione volente o nolente di livelli. Non è stata fatta nessuna operazione a posteriori di post-produzione, né di taglio interno, temporale, lo sviluppo è quello che avveniva sul posto, infatti il gioco era... io nei miei lavori non intervengo mai sul timing interno delle registrazioni, perché penso che sia proprio il cuore della questione, cioè io voglio i tempi morti tipici della vita, li voglio tutti nel lavoro, non voglio lavorare su una densità eccessiva a favore di una fruizione più facile, voglio proprio lavorare sui tempi morti, anche sui tempi morti. Quindi il gioco, di solito la mia modalità di registrazione quando lavoro con dei field recordings è quella di registrare un casino, proprio un casino, e poi quello che mi concedo è il fatto di fare una selezione a posteriori della traccia che mi risulta migliore. Però non intervengo mai interamente sulla clip, se non con un leggerissimo mastering, giusto per una questione tecnica di bilanciamento delle tracce rispetto a poi alla diffusione su supporto. Adesso vi faccio... E quindi registravo il dialogo che si creava fra i due ambienti, in qualche modo andando a rileggere l'ambiente, diffondendo un qualcosa che lì non sarebbe mai risuonato, all'opposto anche andando a rivedere quella che era la traccia originale. Cioè quelle che ne saltano fuori sono delle sorte di remix della traccia originale. Tutti i lavori, chiaramente ci tengo a dirlo, non sono stati fatti con un approccio hackeristico, cioè sono stati tutti concordati con gli autori. Anche all'interno di questa sorta di mixing live, perché a quel punto non c'è stato nessun ribilanciamento di queste due macro tracce all'interno della stessa traccia, cioè veniva fatto in loco decidendo dove dislocare il lettore CD rispetto all'ambiente, cioè,
in alcuni casi la forbice era notevolissima. Per fare un esempio, dentro sottoterra, nelle grotte carsiche di Rio Martino a Crissolo, si va da situazioni in cui c'è un silenzio quasi assoluto al vano finale, dove si dice che ci siano le più alte cascate d'Europa sotterranee, sono 100 metri, quindi dove c'è una massa di suono d'aria incredibile. Chiaramente la decisione di all'interno, quello per me era lavoro, quella era la mia parte tutoriale, dove vado a posizionare la riproduzione di questa traccia audio rispetto al contesto, e poi lavorando chiaramente con i microfoni in modo tale da creare una sorta di mixing live, però senza possibilità di correzione a casa. Quella che vi faccio sentire per farvi sentire, allora, quella che vediamo come esemplificazione, la traccia che vediamo come esemplificata, l'ho registrata a Pian del Re, in Alta Valle Po, in una situazione molto particolare, perché manco farla apposta, la sera prima aveva nevicato, la notte prima aveva nevicato tantissimo, quindi è diventata veramente una via crucis di tante ore arrivare su, chiaramente con la magia, come sempre capita quando si lavora in contesti non controllati, naturali, su cui non si può avere un controllo totale, la magia di aver fatto 6-7 ore di cammino da Crissolo fino a Pian del Re a piedi, perché la strada era proprio chiusa per motivi di sicurezza, senza aver visto una traccia, inteso come una piedata, né di un essere umano né di un animale. Quindi su c'era veramente, nella conca di Pian del Re c'era una situazione speciale, che è intervenuta nel lavoro, pur essendo lavoro esclusivamente audio, perché questa massa di neve che c'era rendeva il tutto assolutamente ovattato. Non c'era un suono a morire, e neanche non c'era alcuna presenza. Cioè l'unica presenza che ho visto era un insetto di questa dimensione che era appoggiato sulla neve. E in questo caso, all'interno di questa conca montana, perché Pian del Re non so quanti di voi la conoscono, ma ha un'estensione notevole, mi immagino una cosa tipo 400 metri per 300, ho deciso di registrare proprio nel punto sotto la roccia in cui nasce il Po, almeno in cui il rivolo che poi diventa il Po salta fuori in superficie, e quindi lo si percepisce. Siccome c'era questa incredibile quantità di neve, cioè, si creava questa situazione particolare per cui, che a me ricordava anche metaforicamente, come dire, la vita che scorre, per cui il Po cercava di farsi largo in mezzo alla neve, creando dei sifoni di neve che ogni tanto cedevano, e lì dentro gli ho buttato i microfoni. E il brano originale di Steve Roden, vi dico ancora questo perché magari non tutti lo conoscono, si chiama Winter Couplet, ed è un... Lui a sua volta, Steve Roden, è una persona, anzi più di me, che non si muove, lavora sia col suono che nell'arte contemporanea, nel suo caso con uno splittamento di mercato proprio. Cioè lavora anche proprio per il mercato discografico, per quanto sempre edizioni limitate, e dall'altra nell'ambito dell'arte contemporanea. Quindi a sua volta quel brano già aveva una suonatura con una semantica che non ho, quella esclusivamente musicale. Sostanzialmente è un brano benaugurante in cui lui aveva preso due tazzine che vengono usate in Oriente a Capodanno, e le aveva fatte risuonare percuotendole come fossero delle marimbe. Quindi all'ascolto si ha questa sorta di carillon di percussioni accordate che io ho fatto dialogare con il flusso dell'acqua del fiume Po. E possiamo andare. Allora, Paz audio, traccia 1. Perfetto, Roden. Sì, sì, lei. Grazie mille. Questo unisse, non è il fiume Po, ma a me piace, sembra Panasonic.
Ok, allora vorrei farlo ascoltare tutto perché, come vi dicevo, per me il tempo interno di un lavoro è la cosa più importante, però cioè, pragmaticamente vorrei farvi vedere più cose. Vi farei ancora ascoltare un attimo per farvi vedere il range di possibilità, la traccia Painting. Praticamente è un Painting Petals to Plant Ghost, erano gli unici italiani presenti nel progetto, dove c'erano appunto William Basinski, Achille Arabéré, Nuño Canavarro, Painting Petals on Planet Ghost, Cristina Kubisch e Steve Roden. Painting Petals on Planet Ghost sono un progetto collaterale di Mike It Is an Alien, in cui ci sono, proprio nell'originale c'è una grande inclusione di silenzi nelle tracce, con sopra un cantato in lingua giapponese. Loro sono finiti, ad esempio, nella grotta carsica che vi dicevo, 1.000 metri sottoterra. Tipo, in quel caso ho dovuto, quello che cerco sempre di fare, cerco di avere un meccanismo chiaro quando realizzo i lavori, cioè di darmi un casino di regole prima, un impianto teorico che genera delle regole, le regole del gioco, ma allo stesso tempo faccio in modo che le regole non prendano, che le regole siano regole e non siano già dei contenuti pregressi, cioè non voglio mai andare con le idee troppo chiare. Ad esempio, nella grotta, preventivamente mi viene naturale subito pensare di usare questa incredibile cascata con la sua massa d'aria. Poi mi sono reso conto, essendo lì, poiché aveva appena nevicato, quindi c'era una grande infiltrazione d'acqua, c'era più acqua del solito, mi sono reso conto che avrebbe completamente schiacciato il dialogo. Cioè quel suono era così forte che era un tutt'uno di suo. E quindi sono rientrato indietro, ho scelto una sorta di nicchia naturale in cui c'era questo gocciolamento di una singola goccia in una piccola bacinella d'acqua. E possiamo andare. Sì, mi sono reso conto facendolo che le grotte, siccome di fatto sono delle stanze risuonanti, hanno questa incredibile acustica per cui ci sono dei piani sonori infiniti, cioè salta sempre sostanzialmente, ti dà sempre l'idea di un suono indefinito, perché qualunque suono ne ha sempre uno dietro, che, come dire, di intensità minore, ma comunque che va a influire. Ora, continuando ad illustrarvi queste due o tre feature di cui vi ho parlato prima, queste specificità del suono, mostrandovene un'attualizzazione concreta, vi farei vedere una cosa molto pop, ma estremamente chiara rispetto a quello che dicevamo prima, cioè il fatto che il suono non ha una relazione certa fra oggetto, soggetto che lo produce e sua attualizzazione, sua realizzazione concreta. Per questa cosa qua si usa il termine acusma. Il termine acusma addirittura risale all'epoca, cioè a Pitagora, perché si dice che Pitagora tenesse le lezioni per i suoi discepoli dietro una tenda. Quindi
Quindi sostanzialmente Pitagora agli occhi dei suoi discepoli non era un corpo, non era una persona, ma era una voce non identificabile. Il termine acusma è stato poi ripreso dagli anni 50 in poi, prima da Pierre Schaeffer, Pierre Henry, musica concreta in Francia, che hanno teorizzato l'idea di un suono acusmatico e poi è stato rivisto fortemente negli anni 80 ancora da Michel Schoen, che è uno dei principali teorici dell'audiovisivo. Sostanzialmente per suono acusmatico si intende qualunque suono di cui non si vede la sorgente, di cui non si vede chi la produce. Infatti si dice che la radio ad esempio, il vinile inteso come i supporti di registrazione audio tutti, anche il CD, sono supporti acusmatici per antonomasia. Non vedrò mai cosa lo produce ed è quella situazione strana per cui quando cerchiamo di individuare all'interno di dischi un po' sopra le righe cos'è che lo produce, potrebbe essere tutto il contrario di tutto. Vi farei vedere questa roba qua che sembra molto astratta, in realtà è un qualcosa che linguisticamente può essere usato in modo molto creativo, oltre che molto divertente. Vediamo un pezzo, sostanzialmente un videoclip degli Einstürzende Neubauten, in cui Blixa Bargeld, da super performer qual è, gioca su questa caratteristica del suono. Cioè adesso praticamente parte, c'è cioè questa, vabbè, vi racconto anche la storia perché secondo me è interessante. Tutto questo brano qua è partito da un'esperienza che lui ha avuto nel bookshop del Museo del Prado, in cui ha ascoltato questa anziana inglese ripetere una frase che ha una sua ciclicità forte, che è al compagno, che voleva ancora stare al bookshop mentre lei voleva uscire, che sostanzialmente è: se tu vorrai, mi troverai nel giardino a meno che inizi a diluviare. Cioè con questa ripetizione, tra l'altro molto anomala, dello you, quindi lui l'ha immediatamente preso e l'ha trasformato in un mantra da 5 minuti, di cui non vediamo la metà, puntellato da un piano, sostanzialmente da un Fender Rhodes, che dà questa idea di scadenzamento del tempo. Sul finire, è lì che si fa la questione interessante rispetto al suono acusmatico, perché il brano ha una linea di archi molto definita e molto caratterizzante nel suono complessivo, che sul finire si accartoccia, non so in che modo l'abbiano tenuto, penso con un reverse, semplicemente rovesciando le tracce, velocizzandole. E lui, da super performer qual è, si rende conto che quel suono, questi archi, come dire, stropicciati, non sono per nulla distanti da quello che è un urlo di un gatto, da un urlo umano, da un lamento, e quindi mima questa situazione. Possiamo andare. Sì, adesso stiamo parlando solo funzionalmente al nostro argomento, perché ad esempio su questo video ci sarebbe molt'altro da dire, possiamo farlo mentre arriva quel momento. Ad esempio l'idea di costruzione di uno spazio, per cui sembra apparentemente il solito... No, ma lascio pure, che così a me non si capisce niente meglio. E sembra che apparentemente il classico fondale neutro, in realtà c'è una costruzione di uno spazio con la linea di attacco della parete e anche con l'angolatura qua. Molto poco visibile, ma c'è, che quindi racconta di un individuo in un angolo. C'è un forte rifarsi alla danza Buto, con una gestualità controllata nello spazio. E poi arriva questa cosa finale, che in realtà è un elemento, una lessia da 5 secondi, ma molto, secondo me, decisiva. You were fine.
Sì, sostanzialmente ha messo in scena quello che capita quando, non so se anche voi è capitato, quando abbiamo, che ne so, fra i vicini di casa c'è un neonato e a volte piange in un modo tale per cui ci si chiede se è un gatto in cortile o se è il neonato. Esattamente quella roba lì. Quella roba linguisticamente è una roba molto potente ed utilizzabile. Vi farei vedere 10 secondi, proprio 10 perché il tempo stringe, di 10 minutes, il primo. Questo è, possiamo lasciarlo anche di fondo mentre dico due parole. Questo è un lavoro del 78 di un regista lettone. Ah, ormai proprio Blix Bargel non si toglie più dalle palle. Ok, è un lavoro del 1978 di Ernst Frank, che è un regista lettone sperimentale. Questa cosa si chiama 10 minutes older, cioè 10 minuti più tardi, 10 minuti più anziani. E ci racconta proprio quello che dicevo prima, cioè la possibilità per il suono di raccontare a 360 gradi a differenza del visivo, permettendo di avere un controcampo senza avere dei movimenti di camera, cioè sostanzialmente ho il controcampo senza dover muovere la camera. Quello che fa lui è esattamente questo, cioè va a raccontare quello che è uno spettacolo teatrale e la percezione dello spettacolo teatrale invertendo la direzione della camera, cioè questo spettacolo teatrale è uno spettacolo di marionette realizzato davanti a una scolaresca, dei bambini. Quello che fa. C'è qualche problema con la luminosità, perché dovrebbe vedersi un po' di più. Oppure se vuoi provare a skippare anche a metà, vedersi un po' più leggibile l'immagine, tanto. Sostanzialmente ha piazzato la camera sotto il palco, rivolta verso la platea. Non c'è nessun movimento, cioè ci sono dei movimenti di camera ottici, ma non sono fisici di camera, è un piano sequenza. Quindi praticamente qua c'è lo spettacolo, la camera è puntata così verso di voi. È puntata così verso di voi, quindi il suono ci racconta lo spettacolo, questo spettacolo di marionette, e tra l'altro essendo uno spettacolo, come dire, per bimbi, c'è una coincidenza forte fra ciò che avviene sulla scena e ciò che è il piano sonoro, cioè la musica, per cui in realtà il suono ci permette veramente di intravedere ciò che avviene sul palco senza vederlo mai, e per il resto si concentra esclusivamente sulla reazione degli spettatori a ciò che vedono sul palco. Si chiama 10 Minutes Older perché questo lavoro dura realmente 10 minuti. Quindi c'è proprio un'inversione di direzione dello sguardo, cioè non è solo un'idea di controcampo cinematografico, cioè vi mostro entrambe le cose, c'è proprio un'alterazione del focus. Ciò che è il focus nella vita di tutti i giorni, cioè lo spettacolo, diventa invece secondario. Ora vi farei ancora ascoltare una cosa che credo possa essere vi dico ancora una caratteristica del suono che magari per chi non c'è proprio tanto dentro non darei per scontata. Il suono, quando prima vi dicevo lo guardo con diffidenza perché sa essere molto violento, lo riferivo proprio anche delle caratteristiche di fisica acustica. Il suono ha una relazione col corpo umano che con lo spettatore, cioè in questo caso con l'ascoltatore, che è tattile, nel senso che anche l'immagine ci colpisce, un'immagine che, come dire, l'immagine, ad esempio, di una TV proietta nello spazio della luce, illumina tendenzialmente la stanza, quindi illumina anche noi, ha una relazione fisica con noi. Ma il suono ce l'ha tattile, cioè il suono interviene proprio, essendo il suono una serie di onde che viaggiano nell'aria, infatti in teoria in una stanza in cui noi, sottovuoto, in cui non c'è aria, il suono non esiste, il suono ci colpisce proprio fisicamente, capita a tutti quando andiamo a dare dei concerti, soprattutto quando ci sono delle basse frequenze, che abbiamo quella sensazione di essere colpiti nello stomaco, quella non è una sensazione, quella si viene veramente colpiti. Tant'è che fino a qualche anno fa, fino a una ventina d'anni fa, questa cosa era utilizzata in modo anche molto subdolo a teatro, venivano usate delle subfrequenze sotto i 20 Hz, quindi delle frequenze che sostanzialmente l'orecchio umano non può avvertire, cioè proprio il timpano non è in grado di interpretare, quindi se le ascoltiamo non ascoltiamo nulla, ma a livello di corpo arrivano, anzi arrivano pesantemente. A teatro venivano usate perché gli infrasuoni, cioè quelli sotto i 20 Hz, colpiscono il corpo e generano uno stato d'ansia, di timore, di allerta. Venivano utilizzati infatti proprio per andare a fomentare quella che era la narratività dello spettacolo teatrale, cioè si giocava facile sostanzialmente dopando lo spettacolo con queste soluzioni. Sono state vietate perché da un punto di vista proprio strettamente fisico non si sa quali siano le ripercussioni di lungo periodo. All'opposto,
ci tengo anche a, così, a buttarci dentro un elemento di riflessione rispetto all'attualità, in tutte le situazioni di guerra dichiarata o di scontro, situazioni di tensione civile degli ultimi 50 anni, sempre il suono viene utilizzato come arma. Questa è un'altra mia remora. Da Noriega a Panama fino all'Iraq e all'Afghanistan, cioè ormai tutti gli eserciti più avanzati del mondo posseggono quei cosiddetti cannoni sonori, che quello fanno, cioè sostanzialmente vanno a diffondere delle frequenze che sono insopportabili per l'essere umano, il corrispettivo della bomboletta di peperoncino, cioè sostanzialmente vanno a toccare il corpo in un modo che non è sostenibile. Tant'è che ho trovato l'altro giorno una definizione molto interessante che non ho ancora capito esattamente in termini temporali contestualizzare, ma che è attribuita ufficialmente al governo israeliano, che dice, virgolettato, le bombe sonore sono meglio di quelle vere, per dire quanto il suono può essere incisivo, decisivo e anche violento. Vi farei ascoltare un ultimo brano, perché poi Roberto mi fa presente che stiamo andando oltre. Questo è un lavoro realizzato, è stato il lavoro che ha dato, allora, ossigeno, voce, tre, aspetterei un attimo a farlo partire. Questo è il lavoro che, come dire, è stato il traino della realizzazione di tutti i nuovi lavori, cinque nuove installazioni per la personale che ho tenuto su a Berlino nella mia galleria nel 2015. Aspettiamo un attimo. Praticamente la mostra aveva come focus di indagine, volevo indagare il confine fra individuale e collettivo, fra piccole comunità e grandi comunità, cioè volevo mappare, indagare, buttare lì degli indizi allo spettatore rispetto al mondo d'oggi muovendosi fra macro e micro. Quindi da un lato dinamiche di diffusione planetarie quasi immediate, e dall'altra invece piccole comunità locali, che la storia dice che sono destinate all'estinzione, cosa che mi interessava particolarmente, che vivono secondo modalità completamente diverse, nel bene e nel male. Cioè da un lato c'è una chiusura all'esterno forte, non sono luoghi facilmente accessibili, certi luoghi, come dire, di provincia, di campagna, allo stesso tempo stanno proprio, come sempre capita, gioco forza, hanno anche un senso di protezione notevole per coloro che ne fanno parte. Per indagare il livello più localistico, praticamente ho fatto un lavoro di ricerca con mia nonna. Allora io arrivo dalla provincia, cioè ormai abito qua da 20 anni purtroppo, ma arrivo dalla provincia di Cuneo e sono tornato con mia nonna in quella che è la frazione d'origine dei miei nonni. Una volta era un luogo abitato davvero da qualche centinaio di persone e c'era un'attività fiorente legata alla coltivazione, legata alle bestie e tutto quanto. Oggi ormai è un rudere umano, cioè è abitato da 20 individui con un'età media di 85 anni. Infatti il lavoro ha qualcosa a che fare con la memoria, ma sempre in un'ottica non passatista, con una roba che odio, diciamo, prendere da lì per costruire il futuro, non mi interessa veramente quella roba del tipo abbiamo perso i giorni migliori, quella roba lì è una roba che odio. E abbiamo fatto questo lavoro di indagine con mia nonna che sostanzialmente era il tentativo di individuare il Johnny Cash di quella parte della provincia di Cuneo, cioè provare a definire quello che era il portato culturale, musicale legato a quella zona. Ne sono saltate fuori sei canti mariani alla Madonna, al di là del tratto religioso, che sovente non c'è neanche per loro, erano canzoni che cantavano in situazioni di lavoro o di post-lavoro, era veramente il blues dei neri americani, quella roba lì. Chiaramente per quella che è la cultura italiana, il tratto religioso ci finisce dentro per inferenza, però non era veramente il tratto e per come ho visto anche loro se lo vivono in modo molto laico, cioè gli uomini lì in campagna non li ho mai visti entrare una volta in chiesa, stanno sempre sul sagrato. Diciamo che però c'era questo momento di forte comunanza, di costruzione di una comunità attraverso il canto collettivo. Quello è stato, vi dicevo, abbiamo fatto questo lavoro di ricerca, sembra una roba ridicola da dire, ma in realtà è stato veramente di ricerca perché ho scoperto che questi canti mariani hanno delle linee melodiche che sono comuni almeno in tutto il nord Italia. Per farvi un esempio, Madonna Nera, che molti di voi avranno ascoltato, la si ascolta a Cuneo come la si ascolta a Treviso. Ciò che cambia sono le parole, cioè a parità di metrica del testo,
tenendo buone le repliche rap del testo, ci inseriscono delle parti di testo, delle parole che sono contingenti rispetto a quella zona di territorio. Cioè, che ne so, se in zona ci sono molti pioppi, qualche riferimento ai pioppi ci finisce dentro. Quindi c'è un adattamento testuale a parità di, come dire, di portato musicale. Individuate questi sei brani, che vi dicevo è stata veramente una ricerca, perché l'oro è innanzitutto una tradizione prettamente orale. Quindi queste vecchie, per problemi pratici legati all'età, non si mettevano d'accordo fra di loro. Non si mettevano d'accordo né su quali fossero i canti che loro realmente cantavano e né sulle parole che c'erano nei brani. Poi ho preso mia nonna, l'ho portata nella piccola chiesetta di campagna, ormai totalmente dismessa, che c'è sparpagliata in mezzo ai campi, c'è una roba per capirci che è un quarto di questo locale qua, una cosa minuscola. L'ho portata nella chiesa e l'ho fatto cantare a cappella tutti i brani, tutte queste canzoni. L'operazione era proprio quella, era volevo prendere delle canzoni di ordine tipicamente corale, di costruzione di una comunità. Se volete poi come dire, approfondire un po', per Doppio Zero qualche tempo fa avevo fatto un'analisi delle colonne sonore dei video di propaganda dell'ISIS, che tornava proprio su quest'idea del canto corale come costruzione della comunità. Cioè il canto corale richiama l'idea di una comunità che canta all'unisono, quindi si trova, almeno in alcuni momenti topici, ad essere concorde, coerente e d'accordo. Stessa cosa, chiaramente in quei canti ho tolto totalmente quel tratto, ho messo l'individuo, cioè in quel caso mia nonna, poverina, usata in modo esemplare, a cantare da sola nella chiesetta. Quindi senza questo supporto di altri individui. Cioè, c'era lei e c'era la chiesetta in termini sia semantici, culturali, sia in termini proprio di architettura. Anche in questo caso qua, senza nessun tarocco da post-produzione. Cioè, tutto il lavoro è stato di posizionamento dei microfoni nello spazio, tutte le riverberazioni, gli echi che sentirete sono tutti ottenuti in modo naturale. Il layer aggiuntivo è che mia nonna da ormai 30 anni ha dei grossi problemi di cuore, quindi come tutti i cardiopatici ha problemi di respirazione perché un'ossigenazione è insufficiente. Quindi pur avendo una voce molto bella, perché in campagna cantavano proprio, quindi hanno proprio delle voci quasi auliche, quasi da conservatorio, tecnicamente in termini di timbro, di intonazione, ha però teso a storpiare tutta la durata di note e delle pause, perché sostanzialmente non riusciva a tenere i vocalizzi. Quindi c'è un elemento della tradizione, c'è questo, come dire, controsenso in termini, che era proprio per me lo spirito del lavoro, di un individuo che quasi ci lascia le penne, e non in modo tanto metaforico, con l'idea di mantenere in vita la tradizione, ma irrimediabilmente, inevitabilmente, deforma anche questa tradizione. Quindi da un lato c'è un mantenimento in vita, ma dall'altro c'è un allontanamento da quel mantenimento in vita tipico delle situazioni museali, cioè in teca, per capirci. C'è in realtà un'idea di memoria molto attiva, per cui se si vede il bicchiere mezzo pieno, mia nonna ha contribuito nel suo piccolo a mantenere in vita quella roba lì. Se lo si vede mezzo vuoto, ha storpiato questi brani. Possiamo proprio sentire una delle tracce, sentirete proprio questa roba in modo evidente, cioè soprattutto col procedere del brano, verso alla fine dei versi c'è proprio questo spezzare del fiato che non ce la fa. Qua ad esempio. Ok, se Roberto mi dà ancora 3 minuti farò vedere l'ultima cosa, no? Ok, allora così, è andata. Grazie.